Si chiama Cedric Luce, è un uomo di 55 anni di età e pensate che costui è uno dei responsabili dell'obitorio alla Harvard Medical School. L'uomo sarebbe accusato di traffico di organi, infatti in compagnia della moglie rientrerebbe tra le 5 persone che sarebbero accusate di furto ma anche di vendita di resti umani che proverrebbero proprio dalla struttura in questione. Come ruolo ricopriva quello di essere uno dei dirigenti dell'istituto ed è stato licenziato il 6 di maggio 2023. In pratica l'uomo avrebbe portato via pelle, ossa, i cervelli, come i procuratori federali spiegano. Sarebbero organi che le famiglie avevano donato in maniera volontaria proprio all'Harvard Medical School. Il responsabile, quindi, con la moglie Denise di 63 anni di età, avrebbero venduto queste parti del corpo agli acquirenti ognari o comunque palesi della Pennsylvania e del Massachusetts, andandoli a mandare attraverso la posta normale, quella ordinaria, e le accuse ovviamente sono piuttosto pesanti nei confronti di entrambi, di Denise e di Cedric. Ovviamente dovranno avere un processo penale che probabilmente si aprirà a breve per loro due e credo proprio che arriverà quasi certamente la condanna. Va bene? Intanto però, per l'appunto, l'Harvard Medical School cerca di riparare al danno, ma ormai il danno è stato fatto e quindi compiuto. Speriamo che comunque vengano a esserci le relative condanne, perché a mio avviso non si può andare avanti così. Mia semplice ed umile opinione. Dal vostro narratore italiano di YouTube, tale è tutto. Iscrivetevi se vi va a commentare. Ciao a tutti.